Sono 13 casi positivi al coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Su 1.036 tamponi analizzati nel percorso, 9 diagnosi. 4 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Pesaro Urbino, 2 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Fermo e un caso fuori regione. Questi casi, fa sapere il Gores, comprendono rientri dall'estero, screening, percorso sanitario e casi in ambiente di vita e divertimento. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.579 tamponi, di cui 1.036 nel percorso 9 diagnosi e 543 nel percorso guariti. In vista della riapertura delle scuole, dal 24 agosto scatteranno i test sierologici su base volontaria riguardanti il personale scolastico. E quanto si apprende da una nota del Ministero dell'Istruzione, che ha trasmesso agli uffici scolastici regionali le modalità operative per l'effettuazione degli screening. I test sul personale docente e ATA saranno eseguiti dai medici di medicina generale dal prossimo 24 agosto, concedendo la possibilità di eseguire i test entro il 7 settembre prossimo, prima che iniziano le attività didattiche. Nel caso in cui il docente non ha il medico di famiglia, l'alternativa è quella di rivolgersi all'ASL di competenza. Nel caso in cui un soggetto dovesse risultare positivo al test sierologico, dovrà sottoporsi al tampone presso il Dipartimento di Prevenzione entro le 48 ore successive all'esito del test sierologico, rimanendo in isolamento domiciliare fiduciario.